su uno strumento così antico. Come dicevo prima, questo strumento è nelle stesse identiche condizioni di 320 anni fa. E quindi possiamo, innanzitutto, quello che ho iniziato a fare 20 anni fa è stato di capire quale tecnologia veniva utilizzata per costruire queste meridiane, in particolare in che modo loro hanno allineato questa linea perfettamente nord-sud. E la risposta, certa, ancora non ce l'ho, perché l'astronomo che l'ha progettata a un certo punto è stato aiutato da un astronomo che veniva da Parigi, però era originario della Liguria, come Gian Domenico Cassini. Praticamente Cassini si era portato tutti i parenti a Parigi, era diventato il direttore e il fondatore dell'Osservatorio di Parigi per volontà di Luigi XIV. E allora Maraldi venne a Roma e disse: adesso ti aiuto io. E ti faccio questo strumento. Quindi la correzione che ha portato Maraldi peggiora un pochettino il risultato che invece aveva ottenuto già Bianchini. No, no, no. Signora, ah, perdon. Il risultato che aveva già ottenuto Bianchini con quell'altra meridiana lì, che è la meridiana cosiddetta boreale. C'è un pezzo molto artistico con Ah, tante sì. quello lì è il sistema di puntamento verso nord che Bianchini aveva utilizzato. Poi è arrivato Maraldi e le cose sono leggermente cambiate, perché risulta che la meridiana è un po' deviata verso est. Complessivamente sono 6 centimetri là dietro. Allora, come mai loro non avevano effemeridi, strumenti per calcolare le cose? Erano loro che producevano queste cose. Aspetti un po', wait a moment. Ecco, questo è il momento del passaggio meridiano. Vedete che l'immagine del Sole sta arrivando a una forma simmetrica da una parte e dall'altra della linea meridiana. In particolare la forma simmetrica, possiamo dire adesso, 12-22-01. Se noi andiamo a vedere le previsioni esatte per questo fenomeno, per questo luogo, viene circa 20 secondi prima, 16 secondi prima. Quei 16 secondi è la colpa di Maraldi. Sì, perché è venuto, dice: adesso io ho una meridiana. Lui risiedeva a Palazzo Venezia, ho una meridiana ausiliare, ti mando il segnale da lì, io so come fare. E quindi praticamente invece di ottenere un 8 solo secondi di ritardo, ne ha ottenuto il doppio. Perché tecnologicamente all'epoca eravamo molto meno avanzati di quanto lo siamo oggi. Oggi con questo orologio qua, che si connette con l'orologio atomico e con le previsioni della NASA, io posso sapere esattamente qual è la posizione che mi serve per tracciare la linea meridiana senza sbagliare. All'epoca non era così. Ecco il confronto tra ieri e oggi. In più c'è un'altra cosa che è l'oggetto della misura che sto facendo adesso, che diciamo è quasi sempre fallita quando si trova sotto il vetro, però ci proviamo. E la misura sarebbe di un altro, tra virgolette, difetto della meridiana, una S. È una S impercettibile a occhio nudo, però si percepisce con i tempi.